Che bei capelli che ho, bellissimi. Ciao a tutti, amici del tubo, ciao. Sono in preparazione, sto preparando la pasta con le lenticchie. E cavi, lenticchie, capito? Le lenticchie a me piacciono, quindi sto prendendo la pasta sminuzzata, integrale però, integrale perché la pasta aiuta per andare pure in bagno, ok? Che bei capelli che ho. La mia parrucchiera, la ringrazio. Ci mando un forte abbraccio alla mia parrucchiera che finalmente insettò come le voglio io, non come me ne pute, che quando mi fici pareva, vuoi dire, scappata di chissà onde. Non esiste. Basta. C'è una che vuoi dire manco Safira a fare su shampoo. Iga! Mi voleva fare i capelli a me. Anzi, mi fici e mi rovinò soltanto una volta. Oh, mettiamola qua. Nelle lenticchie ci ho messo una bella cipollata, un bei 2 cucchiai di pelato radicchio spezzato, il dadino e la scarola. La scarola sempre non deve mancare mai. Ecco qua, bella, sta pasta mi verrà ora, signore mio, così vediamo se ci possiamo, perché ci dobbiamo dare una mano, ok? Io poi sono di corpo stretta e chi mi conosce lo sa. Oh, basta chissà, vediamo, perché voglio più lenticchie che pasta, mettiamone in avuto poco, va, perché poi magari uno arresta con l'all'amico, i lenticchie sono come un reso, cale e gheso, ho capito, non esiste una cosa del genere. Vediamo, ci abbasso, a voglia, ecco qua, le lenticchie che ci stava mettendo sopra, un passa limone, e va bene, non fa niente, dove sono qua? Già sono pronte, le lenticchie sono troppo pronte, vediamo, oh, guardate, ah. Che meraviglia, non so se lo piglio chisso, se può bere, vedremo. Ecco qua, che meraviglia, guardate, non so se vede, non si vede, si vede, non si vede, si vede, non si vede. Già sono cotto, vedete che bella cipolla che c'è messa. Passiamole, passiamole. Vedete, con la scarola. Meravigliose, vedremo come su di sale, tutte cose. Se mi vengo a mangio solo io e basta, vediamo un po'. Ma che sto? La pasta c'è aperta. Chiudiamo. Dice: ma Titina, fai le lenticchie nella pentola a pressione. Certo, ora magari sciupo una bombola per fare le lenticchie. Mia sorella Rosetta ce l'ha pure, sono tanti che non la usano, ma io la uso e mi ci trovo troppo bella. Lo sai come mi fresca? Ui, 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 è l'unica che mi fresca. E mi fresca buono perché almeno fresca. Qui c'era una pioggia di lenticchie, no, è vero? Penso di no, no, no. Perché almeno fresca dice, o mangiare è pronto, siediti e mangia. Comunque, signori miei, io volevo raccontare pure che più tardi vado a vedere questa casa con 6 gabinetti. Vedremo se do magari, perché dice la casa la fa la padrona. La padrona, o è che do chi è, dice cape a casa quanto vuole o padrone. Ma più sta casa, può essere che ha qualche gabinetto, qualche stanza di gabinetto, qualche batter se può lavare, qualche lavandino si scippa e diventa stanza. Perché io non l'ho mai vista, 6 gabinetti, stanza da letto e cucinino. Signori miei, ma un camerino c'è, dice no signore, un camerino su piglia per gabinetto, ma ci pare che noi soffriamo di così, di chissà quanto casiamo, signori miei, ma dico, come mai fecero questa casa con 6 gabinetti? Io veramente non lo so, comunque la vado a vedere, capito? Quindi più tardi vi dirò, anzi mi hanno detto che c'è pure, come si chiama, la dispensa da sapido, dice una cosa, dice... Usolaro, usolaro, sapete sta casa con i tetti che a tipo camerino, che uno ci posa le cose, a tipo ci sei io e chiamare in tascala per posare le cose, ci sei, dice no signora, ci viene comodo, vediamo,
Sono curiosa anche di raccontarvelo. Una casa con sei gabinetti. Già qua nella scala sono morte. Perché se retta la voce che io forse me ne voglio ire. E se io me ne vado io e caide sono consumate. Perché non c'è nessuno che li difende. Certe volte, sapete certe volte quando mi chiamano, Titina, scinni, 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 io scinno. E io picciottelli che scappano. Io, uè, come a fare? E i picciottelli, un ben occhio. Ci mancherà la terra sotto i piedi, l'albero ci rimane intatto, i palleggiati, mi interessa. Ogni tanto vengo a trovare qualcuno qua e una palla mi ha pigliato, senza dubbio. Ci pare che io me ne vado e li lascio, capito? Così, in sé per sé. Allora, se loro non cambiano carattere, questi della scala dove io abito, i miei condomini, io me ne vado. E a chissà ci finisce l'America a chiedere aiuto. Hai una tazza di caffè? Hai un po' di bicarbonato? Hai un pacchi di sale? Ora non è che se ne vanno più, hai un po' di sale. Mi puoi dare un po' di sale? Hai un pacco di sale? Hai un sacchetto di patate? Prima diceva non è che hai un po' di detersivo per la lavatrice? Ora dicono direttamente hai un bustino per la lavatrice? Signori miei! Ma stiamo scherzando, prima un po' d'olio, non è che hai un bicchiere d'olio, uno ciurava, ora quando, non è che c'è una bottiglia d'olio, non hai una bottiglia d'olio, cioè se avessi una bottiglia d'olio taresti a te e io, tarasse. No, veramente c'è da impazzire. Ma dove vado vado, capito? Ora so che questa casa che devo vedere con sei bagni, qualcuno ci disse che forse la vedo io. E già sono mise che non hanno mala lingua. Ma qui da qui ti chiara, ma qui da qui ti chiara, da se cava bio sta casa te fa salire di quattro voci che c'è di carne in scala. Perché io sono di parte, è tipo una casa a sola. Ma se già si sente in tassa scala però. E vabbè, dice, non ti preoccupare, tettina, chi c'ha voluto le lenticchie, chi c'è qua? Che c'ha voluto tagliare. Ora, signori, hanno visto Tariacca? Tariacca che bel dice pure di Marinella, Tariacca. Chissà se fanno infuinate. Chissà se infuinano, si mettono nel forno, si ci leva la pellicina e si fanno all'insalata. Signori miei, la fine del mondo, vedi che bel dice pure che ci sono qua. Vittorio, questo sacchetto di cipolla, non è che c'è una cipolla, non è che c'è una cipolla, ci sono naio cipolla, che erano alberi, palle che fare lei per Natale. Dice Bianchi, sì, ha cipollato. Io come devo fare non lo so, veramente una si deve nascondere nella propria casa, ma stiamo scherzando. Va bene, amici del tubo, vi voglio bene, una buona giornata, buon pranzo e anche per me buon pranzo, buona paese di lenticchie. Ciao a tutti e grazie per la visione di questo video ironico. Ciao!